Ciao, buongiorno a tutti, sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Oggi è sabato 27 febbraio e ho piacere di condividere insieme a voi alcuni dei titoli che abbiamo pubblicato nel nostro portale di informazione notizieinunclic.com e che per chi vuole approfondire può andare a navigare dove un po' le pare. Però non lo faccio prima di ringraziarvi per i vostri seguiti qui, che piano piano il canale sta crescendo, soprattutto i lettori di notizieinunclic.com, le visualizzazioni sui social, insomma, grazie davvero di tutto. Attualità: Draghi nomina Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile. Sport: sorteggio ottavi Europa League, Manchester United, Milan e Roma Shakhtar. Ambiente: danni da coronavirus, l'acquacoltura in ginocchio, ristorazione ferma, perdite per 100 milioni di euro. Passiamo alla Barbara D'Urso in cultura e spettacolo e ultra garantiti, così la cultura muore in silenzio. Salute: Covid Italia, Pregliasco, varianti, vera emergenza. Estero: Brexit, storico crollo del 38% dell'export made in Italy. Ancora un paio di attualità. Comunque, né Conte né il Movimento 5 Stelle sono moderati e liberali. Lollobrigida: cambio passo nel governo, però non è rimasto solo un appello. Passiamo alla regione Calabria, dove i sindaci sono a caccia di nuovi seggi elettorali. Ancora un paio di sport. Serie B2 maschile nella città di Muravera tra derby e contro derby. Ambiente: la cura dell'ambiente da parte dei comuni italiani. Biogas: confermati gli incentivi nel 2021. Salute ancora: cos'è successo? Che è successo con i vaccini? Estero: capitolo Dazi, dove sono finite le buone intenzioni annunciate da Biden, Orban e a Meloni? C'è la disponibilità di cooperare con lei e il suo partito. Terzo settore: bocciati gli emendamenti di proroga della garanzia al credito per il terzo settore. Vorrei finire con un paio di educazioni finanziarie. Tra l'altro, oggi si parla di crisi di Beppe Ghisolfi, tratto dal suo libro Lessico finanziario. E ancora Cencelli, il solo manuale sopravvissuto a tutte le repubbliche e i governi. E con questo vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento, come dico sempre, alla prossima, che non so quando sarà. A tutti, ciao ciao, Loredana.